come cambierà la mobilità? È una grande domanda questa, ma per rispondere a questa domanda dobbiamo capire com'è già cambiata la mobilità. Perché, ad esempio, io mi ricordo quando ero bambino, una cosa tipo le isole pedonali non esisteva. Era pieno di automobili, c'era il boom con tutti che compravano automobili, automobili sfrecciavano da tutte le parti. Se tu andavi a Roma, il Colosseo era una pista che sembrava una pista di Formula 1 e non esisteva il concetto di isola pedonale. Poi si è visto che la mobilità doveva cambiare, se no nelle città c'era sempre più inquinamento, le cose, le targhe alterne, smog, vi ricordate tutti i servizi del telegiornale? E bisognava fare qualche cosa. Si è cominciati a intervenire, si sono create le prime isole pedonali, poi in realtà il fenomeno delle isole pedonali si è un po' arrestato una volta che sono state create le principali, e il passaggio successivo è stato quello di provare a capire quale potesse essere una mobilità più intelligente, più smart. E questa smart mobility è partita dal problema ambientale, dalla CO2, a pensare a come possiamo avere degli strumenti che tolgono la predominanza delle automobili nelle città. Insomma, tanti ragionamenti che hanno portato oggi alla rivoluzione della mobilità e della micromobilità. Ne parliamo dopo la sigla.